Ben ritrovati nel mio canale. Oggi voglio provare a restaurare questo giratubi trovato abbandonato in un campo, che come vedete è completamente rugginoso e grippato perché non gira più da rotella. L'ho tenuto una notte a bagno nel disincrostante, ma non è ancora riuscito a sbloccarmi la rotella. Quindi questa è la seconda doccia, chiamiamola così, che faccio col WD-40 e lasciandola agire un po' di tempo, forse riesco a sbloccare il meccanismo, perché se non gira la rotella della regolazione è inutile prosegua, perché sarebbe inutile restaurarlo. Vediamo cosa succede. Ok, è passato un po' di tempo, sono riuscito piano piano, a forza di mettere WD-40, una boccetta intera, a sbloccare la rotella. Ora il meccanismo più o meno funziona, la bocca si apre e si chiude abbastanza bene, quindi direi di proseguire e vediamo in casa cosa posso avere per poter iniziare a togliere tutto lo strato di ruggine che lo ricopre. Guardate com'è ridotto, fa veramente pena, poverino. Ok, qui ho iniziato la spazzola. Viene abbastanza bene, ma è un lavoro duro, certosino, di pazienza e tanto olio di gomito. Non ho idea se sia lo strumento adatto, ma per adesso provo in questo modo e vediamo come riesce a pulirlo questa spazzolina. Nel manico viene abbastanza bene perché è dritto. Vediamo se piano piano riesco a far rinvenire la marca del prodotto. Eccola qua, si dovrebbe leggere. Passiamo alla smerigliatrice, la spazzolina, niente, bocciata, troppo rovinata per usare la spazzola. Disco abrasivo. Consumerà il metallo, però perlomeno riporto dove riesco ad entrare, riesco a portare il metallo a nuovo. Anche lì sarà un lavoro di precisione. Chiaramente non in tutti gli angolini riuscirò ad entrare, però piano piano senz'altro verrà un lavoro molto migliore che con la spazzola. Le immagini parlano da sole, è inutile che commenti. L'ultimo passaggio poi lo do con un altro tipo di disco che ho trovato, che avevo comprato e mai usato. Vediamo come si comporta nel metallo. Intanto questo è il risultato con il disco abrasivo classico. Non è malaccio, è venuto abbastanza bene. Come dicevo prima, ci sono dei punti in cui non si riesce ad entrare, ma quello è un compromesso e va accettato per quello che è. La rotella gira benissimo, è sbloccato completamente. Con quest'altro disco ho dato l'ultima passata, che è senz'altro migliore come risultato. L'ha anche lucidato, secondo me. E per essere il primo restauro, sono veramente contento. Alla prossima. Fermi, fermi. Il video non finisce qui. Con queste piccole molette che avevo in casa, montate sull'avvitatore, sono riuscito a pulirlo ulteriormente. Poi con questo prodotto, una bella spruzzata e questo è il risultato finale. Considerando che non tornerà al lavoro questo attrezzo, verrà appeso al muro, messo da qualche parte come cimelio. Il risultato è più che soddisfacente. Quindi a questo punto il video finisce veramente qui. Alla prossima e ciao a tutti.